E salve a tutti amici del canale di Arbe82, ben trovati e partiamo con un nuovo video. Allora ragazzi, per chi mi segue, per chi vede quei pochi che vedono i miei video, sa che ho fatto il trasloco e niente, che piano piano sto portando la roba dalla vecchia casa qui, no? La nuova casa. Aprendo uno scatolone che avevo depositato in cantina, ho trovato questi quattro signori qui dinanzi a noi. Eccoli qua, ragazzi. Come vedete, sono quattro Transformers della linea Revoltech, ragazzi, di un bel po' di anni fa, Infatti, le loro confezioni non sono del tutto bellissime, c'è qualche ammaccatura, però il prodotto all'interno è buono, diciamo che l'ho aperti, li apri una volta sola un po' di tempo fa. Ragazzi, io me ne ero completamente dimenticato di questi quattro Transformers qui e sono molto contento di averli ritrovati. Speriamo che ci sono altri tesoretti nascosti, che c'è ancora tanta roba ancora nella casa vecchia, ragazzi, che ancora qui mi devo sistemare. E magari questi qui ritorneranno sicuramente, anzi, sicuramente ritorneranno nelle loro scatole e depositate magari giù in questa nuova cantina. E niente ragazzi, come vedete qui c'è, partendo dalla mia sinistra, qui c'è il mitico Optimus Prime della Revoltech 019, numero 019. Poi c'è lo 025 che è Megatron, 046 Starscream e 047 Hot Rod. Ecco qui ragazzi, le confezioni più o meno sono identiche, tranne per Optimus Prime e Megatron che sono un po' più spesse rispetto a Starscream e a Hot Rod, vedete? Ecco qui ragazzi, vediamo il primo, il mitico Optimus Prime. Ragazzi, qui c'è scritto Revoltech Convoy, viene chiamato Cybertron Commander. Ragazzi, eccolo qui, allora, il suo blisterino. Ecco qui il nostro Optimus Prime. Tutte e quattro Transformers, ragazzi, sono stile G1, come i nostri, come il loro aspetto degli anni 80, solamente un po' più, diciamo, un po' più cazzuti, diciamo, essendo non trasformabili, diciamo che la Revoltech si è sbizzarrita un po' a pomparli un po' di più, diciamo, no? Ed ecco qua, questo è il nostro Optimus Prime, eccolo qui. Questo è il retro della confezione, vedete che è un po' ammaccatina, vedete? Eccolo qui. Questo è il nostro Megatron, il numero 025, eccolo qui. Fantastico, il nostro Max. Eccolo qui. Il fighissimo Starscream, il mio cattivone preferito. Eccolo qui. Quanto è bella sta scritta Transformers Vintage, ragazzi. Eccolo qui. Il mitico Astrom. Eccolo qua. Numero 046. Sto dando i numeri all'otto, ragazzi. Hot Rod, infine ragazzi, 047. Questo, il packaging è veramente ridotto maluccio. Scusate, ecco qua, vedete, è un po' ammaccatino, mannaggia miseria. E niente ragazzi, eccolo qui, non perdiamo tempo ragazzi, perché voglio toccarli con mano, perché non me li ricordo assolutamente. Eccomi qui amici, ho messo le nostre figure fuori
dalle loro confezioni e partiamo, diciamo, partiamo con Hot Rod, ragazzi, dalla mia destra. Ecco qui il nostro Hot Rod. I suoi accessori sono la basetta espositiva che manco sto ad aprire, ragazzi. Poi ha i suoi due blaster, le sue due pistole. Eccole qui, ragazzi, sono fighissime. Sono diverse, sembrano diverse. Sì, questa qui è fatta così, molto figa, e questa così. Sono diverse, ragazzi. Poi ha due paia di mani intercambiabili, una così, sono molto dettagliati, devo dire. L'altra anche per impugnare l'altra pistola. Uno che fa ok, il prezzo è giusto, e l'altro con il dito così. E poi ha una testa intercambiabile, eccolo qui, ragazzi, veramente figa figa figa, con il visore fatto così. Vedete, già si vede dalla forma della testa, del viso, che sono fatti più, diciamo, più cazzuti, come ho detto prima. Eccolo qua. Vediamo il nostro Autobot. Ecco qui, ragazzi, vi inizio questo viso sorridente. Guardate qui com'è bella la verniciatura, super dettagliato, ragazzi, stile, riprende lo stile vintage. Ecco qui le sue alette posteriori. Queste sono le articolazioni di ball joint della classici della Revoltech. Ecco qui, vedete qui le ruote. Ecco qui, ragazzi, guardate che figato. Molto molto bello, ragazzi, le articolazioni della Revoltech sono eccezionali, ma cosa a dire. Guardate qui come si muove anche il busto, avanti e indietro, vedete? Così così potete sbizzarrirvi veramente come volete, anche i piedi. C'è l'articolazione ball joint. Ecco qui, ragazzi, solamente vedete qui come sono dinamici questi pupazzetti. Veramente bellissimo, ragazzi. Anzi, andiamo un po' in diretta, gli metto, senza fare danni, gli metto una pistola. Vediamo un po'. Ecco qui, metto questa qua. Vediamo un po', senza scassare niente. Eccola qua, ragazzi. Eccola qui, ragazzi. Dai, che figata. È il nostro Hot Rod. Pronto a spaccare. Eccolo qui. Faccio un po' più svelto, ragazzi, perché sennò il video diventa troppo lungo. Poi, ragazzi, vediamo il mitico Starscream. Eccolo qui. Anch'esso è munito di basetta espositiva uguale a quella di Hot Rod. Poi c'ha solamente tre mani. Una è così. C'è questo painting blu elettrico, ragazzi, è fighissimo. Uno così, uno così, e l'altro così, per impugnare la pistola. Ecco qui il nostro Megatron trasformato nella classica pistola. Eccola qui. Fighissimo, non può mancare mai in una figura di Starscream. Ed ecco il nostro Astro, ragazzi, guardate che bello, anche lui con il viso, questo sorrisino, questo ghigno
Furbastro, eccolo qui, guardate qui. Che bellezza, ragazzi, sto painting pure rosso metallizzato, è veramente figo. Guardate qui i loghi Decepticon. Eccolo qui. Ecco qui il nostro Starscream, ragazzi, per me il migliore dei quattro, eh. È veramente meraviglioso. Eccolo qui. Stesse articolazioni come Hot Rod. Bellissimo, ragazzi. Eccolo qua. Bellissimo, ragazzi. Bello, 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 bello. Ed ecco il nostro Starscream in posa combattimento. Poi, ragazzi, è il turno del cattivone, il leader dei Decepticon. Il nostro Pegatron, eccolo qui, anche lui è munito di una testa intercambiabile, questa qui è quella seria, painting argentato spettacolare, tre mani intercambiabili, uno con le mano, una mano spalancata così, un altro così, ah, questi sono uguali, sì. Eccolo qui. Quest'altro qui per impugnare qualche arma, ragazzi, che non c'è, non c'è. Non perdiamo tempo. Eccolo qui il nostro Megatron, il nostro leader dei Decepticon. Eccolo qui, vedete, anche lui con questo ghigno maligno. Eccolo qui, il painting che ve lo dico fa eccezionale, il logo Decepticon è fighissimo, qui sono i dettagli all'interno delle gambe, eccolo qui, dietro così, sono molto semplici però molto dettagliate, e questo è il braccio suo, il suo classico braccio con il cannone, eccolo qua. Che meraviglia, ragazzi, veramente fighissimo. Ecco qui il nostro Megatron. Vediamo un po' come sceglie di ecco. Si mantiene giusto così. Bellissimo. E ragazzi, infine l'action figure più vecchia che ho di questa serie qui è il nostro leader degli Autobot, il mitico Optimus Prime alias Commander. Lui esce anche so con tre mani intercambiabili, questa così, fighissimo, questa così, e questo per impugnare il suo blaster che è questo qui, ragazzi. Painting gunmetal fighissimo, ragazzi. Bello, bello, bello. E poi, come per ogni Optimus che si rispetti, c'è la matrice del comando. Ecco qui. Benissimo, è uguale a entrambi i lati. Bello! Ed ecco qui il nostro adorato Commander, ragazzi. Cazzutissimo, ragazzi. Cazzutissimo.
molto incacchiato, devo dire la verità. Guardate sto viso che sprigiona rabbia verso i Decepticon in una maniera esagerata. Guardate quanto è figo. Per essere un modello, ragazzi, attempato, ragazzi, che non ha neanche le articolazioni qui ball joint classici come gli altri che sono venuti dopo. Qui la Revoltech addirittura ha messo un'articolazione normale per farvi capire che è molto vecchiotto, sta action figure, non so esattamente però qual è l'anno suo di uscita. Eccolo qui. Veramente bellissimo, mi serba proprio andare qui. Mi piace un casino questo viso, ragazzi. Ecco. È molto piccolo, guardate come sono dettagliati questi viso. Painting eccezionale. I Loki Autobot fighissimi. Meraviglioso il nostro Commander, ragazzi. Bello, 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 mettiamoci. Vediamo un po' se riesco. Sempre senza fare danni, ragazzi. Non voglio rompere niente. Perché sennò rischio. Qui. Che caspita, ah no, si sgancia, meno male, già mi ero fatto la cacchina addosso. Spettacolare, ragazzi. Mettiamolo così. Ecco qui il nostro Optimus Prime. Spettacolare, ragazzi. Bellissimi. Secondo voi qual è il mio preferito? Non si è capito? Mantiene? Sì. Ecco qua, ragazzi. Ed ecco qui i nostri quattro Transformers della Revoltech, ragazzi. Veramente meravigliosi. E adesso passiamo allo step finale. Step finale, ragazzi, che dire? Sono veramente contentissimo di aver ritrovato questi quattro gioielline, perché sì, per me, anche se non sono trasformabili, ma sono veramente delle piccole chicche, ragazzi, da mettere anche vicino ai nuovissimi model kit che ci sono adesso nel presente, diciamo. Cioè, secondo me fanno sempre una bella figura nelle vetrine. Carrellata veloce, ecco qui il mitico Optimus Prime, fighissimo, fiero e potentissimo come sempre, il leader dei Decepticon, il nostro Megatron, spettacolare, niente da dire, il bellissimo e bastardone Starscream, eccolo qui. Meraviglioso, bello, 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 ragazzi. Il fighissimo Hot Rodimus, come volete voi, ragazzi. Eccolo qui, spettacolare.
Ed ecco qui ragazzi, e niente ragazzi, come al solito vi invito ad iscrivervi al canale di Ardo82, cliccate la campanella per rimanere sempre aggiornati sui nuovi video, like se il video vi è gradito, lasciate un commento, fatemi sapere cosa ne pensate, se anche voi avete qualche revoltech dei Transformers ragazzi, e niente. Un saluto da me, Ardo82, e dai mitici Transformers. Arrivederci.